Bentornati, eccoci pronti per continuare. Provvederò supporto in questa battaglia con l'armamento principale della Utnapishtim. Bersagliando Frenafates. Una volta che è nel bersaglio, l'arma principale avrà bisogno di tempo per caricarsi prima di sparare. Resistete fino a quel momento. Sensei, il colpo dall'arma principale farà pezzi l'arca. Dovrete evacuare tutti gli studenti con la sequenza di fuga subito dopo l'attacco. La sto preparando. Il cannone è pronto. Sparare al tuo comando, sensei. Rilevata energia proveniente dalla Utnapishtim. Prendere manovre evasive. Frenafates è stato sconfitto. L'arca è completamente distrutta. Ayane, vai ora. Se non lo fai, sarai fatta a pezzi, o peggio, sbalzata nello spazio. Ho capito. Sensei, tutti quanti, ci vediamo a terra. Lascio Sensei in mano a te, Rin. Ricevuto. Finirò di preparare la sequenza, così posso scappare immediatamente. Sensei, usa la sequenza di fuga per evacuare le studentesse rimanenti. Non abbiamo tempo, Sensei. Fai scappare tutti quanti prima che l'arca sia completamente distrutta. Ok, gestirò le sequenze di fuga. Dai ordini, Sensei.
Deve davvero finire così? Ci siamo persi qualcosa? Non importa cosa, lo devo fare. Devo portare a termine le responsabilità di un adulto. I doveri di un insegnante. Il Chroma ha preso contatto con il possessore della Shitting Chest. Questo è inaspettato. Il Chroma ha risposto al suo dolore o... No, è impossibile. Non hanno la qualità del sublime, del mistico o del terrore. Non c'è motivo per cui Chroma voglia far contatto con un'entità così senza significato e senza valore. Che cosa sta succedendo? Diventeranno la guida del Chroma, invece, al posto del Dio dell'aldilà? Ma non capisco. Non capisco. Non capisco. Non capisco. Ma se abbiamo accesso alla Shitting Chest, forse non c'è bisogno di capire. Ti renderò la guida del Chroma come desideri, possessore della Shitting Chest. Sarai chiamato Frenapates. Ma non agirai di tua volontà. La guida del Chroma è soltanto un ricettacolo, un contenitore. Tu rappresenterai il volere dei preti senza nome. Faremo buon uso del potere della Shitting Chest. Pentirai di questa decisione per l'eternità. Pare che Frenapates voglia dire qualcosa. Perché sono diventati. Perché è diventata la guida del Chroma ed è venuto qua? Sensei, mi spiace. È colpa mia. È perché ero viva, perché non potevo morire. È colpa del mio errore. Non è colpa tua, Shiroko. Se non sei? La tua vita conta. Non devi pentirti di essere in vita. Non c'è nulla di male nel voler essere felici. Pensare che l'unico modo di cessare la tua sofferenza sia attraverso la morte è terribile. Non sei nata per soffrire e non dovresti. Nessun figlio dovrebbe sentirsi in questo modo. Se il tuo mondo è riempito con più dolore che felicità, se sta desiderando che la tua vita finisca per far finire la disperazione, se stai vagando per il mondo sentendoti al di fuori di esso, non è colpa tua. È colpa del mondo in cui vivi e delle persone responsabili per tutto ciò. Nessuna persona dovrebbe trasportare il peso dell'intero mondo sulle sue spalle. Specialmente non una ragazza. Non importa quante orribili cose hai fatto, non importa quanti crimini imperdonabili hai commesso. Non dovrebbe mai essere così. Non è tua responsabilità. Quel dovere ricade soltanto nelle mani degli adulti nella tua vita. Ti prego,
prenderò io la responsabilità. Cosa? No. No. No, no, no. Ferma, ferma, ferma. No, sensei, no. No, 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 no. Sensei. Non ti sbagliare. Non è la ragazza che tu pensi sia. È una manifestazione di una divinità. Del mistico, del terrore e del sublime. Che è la luce, la paura e l'assoluto. Quella è un'idea. L'idea di un'entità che è oltre la tua comprensione. È un simbolo, una metafora, espressa nel reame dell'immaginazione, ma manifestata nel mondo fisico. No. È reale, io lo so. Ama le bici e fare esercizio. Si fa le sue maschere per fare le rapine in banca. È una studentessa del secondo anno che fa parte della Bidos Foreclosure Task Force. È Suna Okami Shiroko. È solo una ragazza che sta soffrendo e io ho il potere di cambiare ciò. Ti pentirai di questa decisione per l'eternità. Forse lo farò, ma... È la mia responsabilità di adulto, è il mio dovere di sensei. Io raggiungerò le responsabilità di un adulto. Avvererò questi doveri di insegnante. Non importa cosa comporti, non importa quali saranno le conseguenze, io lo farò. Sensei? Come desideri, sensei. Anche se porta la fine di tutti i mondi? Ascoltiamo Frena Fates. Per favore, prenditi cura delle mie studentesse. Noi rispondiamo. すべての生徒が無事に避難したことを確認しました。先生、急いで避難してください。そこはもう崩れます。先生? Episodio 7. La stessa situazione, la stessa decisione. Sensei? Hai abbandonato la tua chance di fuga per salvare Shiroko Terror. Sensei, ma facendo questo, il tuo ordinario corpo umano non può sopravvivere a quella caduta. Oh no, Sensei! Io mi sbagliavo. Forse ho capito male le tue intuizioni e le tue intenzioni, Sensei. Non capisco. Perché? Perché Sensei è arrivato qui attraverso l'arca? Questo potrebbe essere... Forse Sensei credeva che...
il sensei che è scappato dalla destinazione potesse raggiungere un certo obiettivo. Qualcosa che il sensei, che è arrivato in questo mondo, non ha potuto fare. Sensei credeva a questo? Nella stessa situazione, la stessa decisione sarebbe stata fatta? No, non lo accetto, non mi arrenderò. Io salverò Sensei. Io, Arona, il sistema operativo della Shitting Chest, salverò Sensei. Ho creato miracoli per proteggere Sensei tutto questo tempo. Posso continuare a proteggerlo a modo mio. A modo mio. Ho protetto Sensei dall'esplosione, ma... Oh no, la velocità della caduta non sta diminuendo. Perché? È oltre le mie capacità. Non funzionerà, non ho abbastanza potere. Mi sono spinta troppo oltre. Per colpa delle mie ferite, dall'operazione Ultra Peach Team e i calcoli per la Trasis. Non può essere qualcosa del genere. È nulla per me. No. Sensei non può sopravvivere da questa altezza. Devo sbrigarmi e salvare Sensei, oh. Sensei. Basta così. Va bene così, Arona. Salva. Lei piuttosto che me. Sensei? Grazie per tutto, Arona. Mi spiace. È ora di dirci addio. Prenditi cura di tutti. Aspetta, che cosa intendi? Cosa? Sensei? Sensei! Il trono di Naram-Sin nell'arca della Trasis è stato distrutto. E io, presto, sparirò anch'io. Dove? Grazie al cielo. Sono riuscita a inviare il sistema operativo della Shitting Chest qua. E i suoi dati. Mi ha portato qua. Ma perché? Perché dovresti salvare il tuo nemico? Io non capisco. Ah. Sensei ha salvato Shiroko. Perché è questo che un sensei farebbe per i suoi studenti. E il sensei mi ha considerato una studentessa che aveva bisogno di essere salvata. Domanda. Qual è la situazione del sensei? Il sensei è... Ho capito. Sto analizzando la situazione. Confermato. Capisco. Sensei è... Sì, ho provato a salvare sensei, ma... Era oltre il mio potere. Non riuscivo a trovare un modo. Situazione confermata. Soluzione stabilita. Arona della Shitting Chest si sta forzando nel mondo attraverso il protocollo d'emergenza di protezione del sensei. Che cosa hai appena detto? Questo è... Aiuterò a salvare Sensei, Arona. Oh.
方法はあります。今からあなたと私の力を合わせ奇跡を起こします。奇跡を？そうすれば先生を無事地上に送り届けることができるでしょう。 Aroma, Teo. Te, desu ka? Hai. Watashi o shinjite kuremasu ka? Hai. Sensei ga anata o shinjimashita kara. Watashi mo shinjimasu. ありがとうございます。始めましょう。あなたと私、私たちの奇跡を。
Episodio 8, dove tutti i miracoli iniziano. だから先生, どうか この絆を 私たちとの思い出 過ごしてきたその全ての日々を どうか覚えていてください 大切なものは 決して消えることはありません。大丈夫です。ですから、帰りましょう、先生。 私たちの全ての奇跡が ある場所へ Sì, questo è l'unico modo. Comprendendo l'incomprensibile, possiamo capire noi stessi. Grazie al cielo. Sì. Sensei è tornato in sicurezza dai suoi studenti. Grazie. Con questo sono felice di aver potuto salvare Sensei con questo mio ultimo atto. Questo è tutto da me, Arona. Se starò nella shitting chest, il sovraccarico costante ti appesantirà. Torna alla tua calda e accesa classe. Quindi addio, Arona. Allora io... Mi hai seguita? Sì. Così pare. Non posso esistere qua senza causare distruzione. Ci può essere una sola Shiroko in questo mondo. La sciarpa. Non posso darti questa sciarpa. È importante per me. Ma... Posso darti questo. Questo... So cos'è. Questo è importante. Vuoi veramente darlo a me? Ma perché? Lo so. È prezioso quanto la sciarpa per me. Mi connette a tutti i membri della Foreclosure Task Force. È pieno di ricordi. È tuo. Io non capisco. Sembra soltanto la cosa giusta da fare. Questo... È così prezioso per te, eppure... Lo è. Potresti derubare qualsiasi banca con questo. Lo so. Amavo derubare le banche. Anch'io. Ah. Questo ha senso. Oh.
Non pensavo che sarebbe arrivato il giorno in cui avrei rivisto ciò. Conosci, no? Nonomi, Serica e Ayane. Abbiamo derubato la banca stigiana. E anche la cassaforte segreta del Consiglio Generale Studentesco. Che ricordi preziosi. La cassaforte segreta. Grazie. Me ne prenderò cura per sempre. Grazie. E non ti preoccupare. Andrà bene avere due scirocco qua. E anche se qualcosa succedesse per colpa di ciò, Sensei penserà qualcosa. Sensei. Sì, il nostro mondo è protetto da Sensei. Quindi forse un giorno potremmo derubare, intendo andare in bici insieme. Niente banche. Oshino si arrabbierebbe con noi. Sì, si arrabbierebbe davvero. Quindi addio Shiroko. Prenditi cura di te. Questo posto è vuoto, freddo e desolato. Ma un giorno riusciremo a raggiungere la fine. Sì, forse un giorno. Dove stai andando? Ma quando... Dove stai andando? Ah, ma la casa non è da quella parte. Non andare da sola. Vieni a casa. Con me. Con te. Sì. È tempo di tornare indietro. Ma sarebbe veramente giusto? Perché no? Sensei mi ha detto di prendermi cura delle studentesse. Prendermi cura di te è la mia missione. Plana. Plana? Non posso chiamarti A-R-O-N-A per sempre. Se dobbiamo stare insieme. Potrebbe confondere Sensei. Ma perché Plana? Mi è appena venuto in mente. Sei come una stella solitaria nel cielo notturno. Sembra che sei tipo isolata. Da adesso in poi voglio illuminare ciò che ti circonda con la tua luce stellare. Quindi ti ho chiamata Plana. Sei come un planetario. Che cosa ne pensi? Visto che me lo stai chiedendo, suppongo che mi vada bene. E allora andiamo con Plana. Plana. Ok. Quindi Plana, torniamo indietro insieme. Dovrei tenerti la mano? Sì, così non ci perderemo di vista. Mi devo prendere cura di te come tua sorella. Mia sorella. Grazie, Aron. Non mi vuoi chiamare sorella? Chiamerò Arona per adesso. Oh, no. Quindi stiamo andando a casa. Sì.
stiamo andando verso casa, dove iniziano le nostre storie. E poi... Grazie di aver seguito, questa storia è finita, ma nel prossimo episodio vedremo cosa succederà dopo di essa. Ci vediamo alla prossima!